Ciao a tutti, bella raga. Oggi siamo in un nuovissimo video e con questa cosa avrete già capito cosa farò. C'ho un botto di formiche addosso. C'ho l'arco e le frecce, quindi tireremo l'arco. Allora, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e basta. Aspettate, contiamo i passi. Facciamo che... 10 1 0 quindi 10 dalla bottiglia. Quindi tireremo da qui, poi ogni punto andiamo indietro di 5. Vicinissimo, raga. Stavo quasi per prendere il tappo. Però lì è andata tutta fuori. Frecce che me la sono fatto io, ho preso una canna che ormai dovevamo buttare, l'ho tutta segata e mi è venuto questo qua. Poi ci ho aggiunto un filo, quello per legare i pomodori e anche altre cose. Quindi da qui poi vi lascio il link in descrizione dove acquistare l'arco e le frecce. Ora, guardate, mi cerco di impegnare. Sarebbe una bella cosa, un milione di frecce avere. Che... ok. No! Raga, c'era accanto! Dai! Troppo basso! Oddio! Riproviamo. Vabbè, facciamo che questi due li contiamo, cioè uno almeno lo contiamo come un punto. Quindi ora andremo indietro di 5 passi. Sì. Quindi è qui, 2, 3, 4 e 5. Qui. Quindi mettiamo un segnetto. Ecco qua. E andiamo. Vanno bene. Ok, facciamo gli ultimi due tiri e poi basta. Dopo vi devo dire una cosa, ragazzi. Oddio. Ve l'ho detto che quando mi impegno... Ok, dai. Quindi, ora vi dico la cosa che vi volevo dire.
scusate. Quelli che avevano gli archi nei tempi, tanto tempo fa, tipo quelli nei castelli, gladiatori e tutte queste cose. Intanto, uno, non ci avevano queste cose dove appoggiare la freccia, quindi si teneva alla mano, chissà quanto mai. Ma poi, qua non c'era il cosino da attaccare, no? Non c'era questo coso che te potevi attaccare. Cioè, quindi loro dovevano fare così. Cioè, come chissà quanto è difficile. Poi anche quelli a cavallo. Lì sì che dovevano essere dei maestri. Vabbè, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e al prossimo video guardatelo, mi raccomando.